fa schifo e basta. Cioè, non c'è poco da dire. È una cosa che non va fatta, lo sappiamo tutti. Vedo molti ragazzi che girano, che comunque mi inquietano, soprattutto perché sono una ragazza giovane, quindi girare da sola per le corriere, soprattutto la sera, mi mette un po' di paura, sì. Cellulare a portata di mano, borsa o zaino ben stretti nelle spalle. Estraneità ai fatti, ma anche condanna del gesto. È questo che i ragazzi, prevalentemente ragazze, che salgono e scendono dagli autobus MOM nella tratta Conegliano-Pieve di Soligo, dicono all'indomani della notizia del branco di 30 ragazzi che hanno inneggiato allo stupro. Linea alla 132, particolarmente attenzionata, che fa parte di quelle a cui MOM ha messo a disposizione vigilante sale fermate e le amministrazioni agenti della polizia locale anche all'interno dei mezzi, proprio per sorvegliare le scorribande e arginare gli episodi di violenza che si verificano sempre più spesso. Sono contrastanti le opinioni e la percezione della situazione tra i giovani. Sono alcuni ragazzi che fanno un po' di casino, ma non tantissimi, cioè ci stiamo lontani di solito e basta. Non va bene quello che hanno fatto, cioè che non deve più capitare. Senti, è sicuro viaggiare da sola negli auto? No, certe volte no. Come mai? Beh, proprio per questi episodi. È sbagliato e che bisogna essere più educati in questa gioventù. Non c'è mai gente brutta qua, brutta così. Siamo noi qua. Sì, siamo noi qua. Ragazzini. Siamo tranquilli. Nessuno ci viene a rompere i coglioni, non rompiamo i coglioni a nessuno. Situazione non nuova all'interno dei bus. A vincere tra i passeggeri è la rassegnazione. Molto spesso dei ragazzi, soprattutto giovani, 16 anni per lo più, minacciano autisti della MOM, ma io penso che sia dovuto al fatto che o magari vogliono prendere il controllo della situazione. Sarà 5 anni che succedono questi casini in questa zona, a Conegliano ancora peggio, al Biscione. Quindi sì, ci si fa l'abitudine dopo un po' e si cerca di stare il più attenti possibile che non succeda a te. C'è un po' di rassegnazione. Sì, assolutamente.